Ma sicuramente è un giocatore duttile, un giocatore che può giocare sia fronte che spalle canestro, sfruttando i mismatch perché è un giocatore molto rapido, ma al tempo stesso. Fermo, rimessa dal fondo per la formazione lagunare, proprio davanti alla panchina. La squadra ospite è servito Diawara senza palleggio, usa molto bene il tabellone dalla distanza giusta. 2 punti per Venezia. Fluida in attacco. No, è vero, questa comunque è una buona base per costruire un gioco d'attacco fluido, sicuramente avere delle individuali importanti, cosa che Diawara lo sta dimostrando e anche Rosselli si sta confermando ai livelli dello scorso anno. Non sbaglia Diawara. Ovviamente questo ennesimo rimbalzo d'attacco era fuori con il piede, dobbiamo trovare un canestrino per poi recuperare più avanti. Ancora la coppia Zorowski-Rosselli che ben si era comportata nel primo tempo, sta diventando l'asse portante di questa rimonta veneziana. Da molto lontano il canestro di Diawara che inventa davvero una conclusione da campione. Sì, in un. Che ha dato del filo da torcere ai campioni d'Italia della Menzana Siena nel posticipo, scusate, di domenica scorsa. Tanto di nuovo in attacco Venezia con il raddoppio impietoso della difesa canturina. Attenzione alla schiacciata di Diawara, si becca i fischi del pubblico. Comunque, buon gesto atletico. Velocità. La manovra d'attacco emiliana. Ancora Taylor da 2 punti, si lotta a rimbalzo. Williams ne esce vincitore. Attenzione, Diawara servito da Clark. Il canestro, ottima intuizione di Clark. Sicuramente Diawara ci ha preso, ma c'è anche velocità. È stato il primo ad arrivare dall'altra parte. Clark l'ha visto e l'ha servito subito per un canestro facile. Deve prendere qualche iniziativa di più spalla canestro. Giro di boa del primo quarto. 9 Reggio Emilia, 5 Venezia. Fa vedere Clark, arriva il blocco di Williams, penetrazione, lo scarico per Diawara. Palleggia molto in attacco ora Venezia. Il tiro di Diawara aiutato anche un po' dalla bendata. Questo è più facile per lui segnare fuori equilibrio che con i piedi a posto. Nella partita, secondo quarto, poi calando. Ora Clark per Young. Fa vedere Fantoni, chiede il movimento dei compagni Young. Diawara anticipato da Jeremic, porta il blocco a Clark. Diawara vuole il pallone, cambio difensivo. Poteva forse battere in velocità Cinciarini, ha preferito la tripla, ha fatto bene. Ecco il tiro che dicevamo anche nel primo quarto quando l'ha messo, quando tira fuori equilibrio ha più. Francese reduce dai Giochi Olimpici di Londra. Sono arrivato quest'estate. Casa Lagunare, buono il primo per Diawara. Riprende il gioco dopo i 2 timeout, staremo a vedere se cambierà tema tattico della partita dopo questi 2 timeout. Attenzione, la tripla segno di Diawara con Pesaro che probabilmente aveva tentato la carta della zona. Hamilton, attacco macchinoso da parte di Pesaro in questo caso, ritorna in attacco Venezia. Clark, il blocco di Williams, ribalta nell'angolo opposto per Diawara da 3 punti, altra tripla del francese che ora comincia ad incidere. Appena iniziata, intanto ancora da 3 punti, liberissimo. Il giocatore pesarese, si trattava di Barbour. Young per Fantoni, giochi in transizione Venezia e a segno da 2 punti. Diawara 5-0 umana per Traini. Stanno da canestro, smista da Flamini, riceve la penetrazione di Flamini, la stoppata di Shevchik che legge benissimo il movimento degli avversari. La tripla corta di Clark, ma bravissimo Bulleri a rimbalzo. Palla per Diawara che riesce in qualche modo a trasformare questo pallone in 2 punti. 57 umana, lui ha affrontato questa gara, lui che ripetiamo soprattutto è stato abituato ad essere un finalizzatore.
dato invece molto ritmo e molto per lui due triple pesanti nel primo tempo, poi molti errori anche per lui. Tiro libero per il francese, porta quota 64 l'umana, 65 ora, torna a meno 15 la Reyer. Questo secondo tempo per la squadra veneziana, 2 su 2. I ritmi della partita sono molto alti e quindi credo siano ritmi un po' più congeniali a Sassari. Ciò non toglie che comunque, secondo me, è una squadra completa che ha giocatori che sono in grado anche di giocare una pallacanestro di alti ritmi. Assolutamente. Venezia deve non farsi condizionare eccessivamente dall'avversario, perché ha tutto. Drake Diner, il taglio laterale di Thornton che riceve il pallone deviato da Bowers. Diawara scatta in contropiede, Diawara vuole il canestro e lo realizza. E lo realizza. Anche qua, grande merito a Bowers, che come detto prima è un giocatore tra virgolette oscuro, ma la squadra ha lavorato bene con Marconato che è ruotato fino fuori dai tre punti. Poi è ovvio che sul lato debole qualcosa lo paghi, e lo paghi quando poi ci sono giocatori come Diner, purtroppo fa male. Il canestro da tre punti di Diawara che impatta il punteggio 58 a 58, un canestro importante. Nelle sue corde come prima opzione quella di attaccare il ferro, però è un giocatore che ha assolutamente tiro a tre punti, ha una sospensione importante e quindi può tirare anche, diciamo, sopra gli avversari. Recupera il pallone Diawara e la schiacciata del giocatore francese, più due, un 5 a 0, davvero pesante da parte di Diawara, ma attenzione perché dall'altra parte Isley schiaccia. Ovviamente le aspettative rispetto a questo frangente di gioco. Bella partita qui al Taliercio. Shevchik, l'errore da tre punti, ma rimbalzo ancora di Diawara che è davvero indemoniato, il miglior momento di questo avvio di stagione per lui. Sì, sì, sì. Yakuba è un giocatore che ovviamente fa di queste qualità atletiche il suo punto di forza ed è un giocatore che si esalta, sa esaltare anche gli spettatori, le forze. Non dimentichiamoci che è un giocatore che ha un trascorso importante anche in NBA. Intanto a segno con il tiro libero dall'una e dall'altra parte. Più tre umana per effetto dei due tiri liberi realizzati da Drake Diner. In attacco Bulleri, Bowers, palla per Diawara, arresto e tiro da tre punti, altro canestro di Diawara da ben oltre la linea del 6,75. Campo anche Drake Diner e Bootsy Thornton per l'ultimo possesso del terzo periodo. Buono intanto il primo tiro libero. Diawara 16 punti personali, quasi tutti realizzati in questa terza frazione. Doppio cambio anche per Venezia. Si ha un percorso un po' strano, nella prima partita ha fatto 8 punti, poi 4, poi 10 e nell'ultima le squadra 33 punti. Intanto un alley-oop clamoroso da 9 metri per quel Diawara che sicuramente due Viggiano pasticcia, poi però nel mezzo va a pescare Robinson che però non riesce poi a completare l'opera a canestro. Venezia deve tornare a farsi forte di quella difesa che è stata un marchio di fabbrica. Intanto ancora due punti per Diawara, meglio l'area adesso Brindisi a vicenda. Simmons era riuscito ad evitare Williams, adesso Brindisi deve cercare di ricucire lo strappo mentre Venezia chiaramente sta cercando di allungarlo. Importante il rimbalzo conquistato da Viggiano che fa correre ma poi detta troppo telefonicamente il passaggio a Robinson, consentendo poi alla formazione ospite di andare a schiacciare. I fischi sono per Diawara, non riesce a trovare il canestro ma arriva Simmons e Brindisi si sta scuotendo. Venezia adesso che agisce sempre per cercare lo scarico di Diawara. Diawara che sale già a quota 8 punti. È stato molto sfortunato, è andato molto via, molto bene via sulla sinistra. Sì, due volte veramente impressionante Gibson nella rapidità di movimento, poi è l'appoggio che non è stato fortunatissimo con la mano mancina. Diawara sta facendo veramente il bello e il cattivo tempo.
quando entra sul pitturato ma anche da fuori. La sua pallone, Reynolds sullo scarico, si prende il tiro che viene sputato fuori dal canestro. Non fortunatissimo Reynolds in questa conclusione, un punto di distacco tra la squadra che sta difendendo e nel Brindisi a quota 34-33. Arriva la conclusione da parte di Diawara che porta di nuovo in vantaggio Venezia, e Diawara veramente sta facendo una grande partita. Il taglio verticale di Zerini verso il canestro, mette palla a terra, un palleggio, il canestro, 36 pari. Siamo entrati nell'ultimo minuto di un secondo quarto che era iniziato con il sospetto che Venezia potesse prendere il largo, cosa non sta facendo e che partita sta facendo Yacuba Diawara. Altra tripla, 16 punti in 18 minuti per lui. Mette a segno così i suoi primi due punti. Venezia in possesso di palla, gestisce il pallone. Kadren, Kiki, Clark, Diawara contro Viggiano, si rinnova il duello che aveva aperto il primo quarto. Diawara, impressionante ed immarcabile, si allontana di un passo, ricadendo indietro, mette dentro altri punti. Pesanti, fino a questo momento non ha mai avuto la possibilità di lavorare a... Non abbiamo segnalato per esempio per Shevchik la caviglia, per Bowers la spalla. Impressionante lo show di Kuba Diawara. Diawara sta veramente dominando, portando avanti la partita. Dei 46 punti segnati da Venezia, 21 sono attribuibili a Kuba. D'altra parte Zorowski si combatte adesso, il pallone nelle mani di Diawara, 15 secondi da giocare, spalle a canestro. Diawara vuole girarsi per il mezzo gancio. Diawara, braccio destro che non perdona, ha capito forse un po' troppo tardi che è meglio a volte passare palla che non provare sempre ad attaccare il canestro. Sicuramente ha deluso un po' Reynolds adesso proprio su Clark, con Shevchik a portare il blocco. Clark nel palleggio, serve nell'angolo Yacuba Diawara che mette altri punti in carniere, portandosi a quota 26 con un impressionante 4 su 6 nel tiro della grande distanza. Primo possesso Reyer con Clark che supera la metà campo. Pallone da Diawara di nuovo per Clark. Serie di tagli lungo la linea di fondo. Servito a spalle canestro Diawara, primi due punti per il francese. Il nostro Williams. 8-4 per Montegranaro. Riceve Diawara, controllato da Tamarsley, si fa vedere Williams, anticipato da Freimanis, ma ottima azione, bella combinazione tra Williams e Diawara. Sì, anche qui l'idea di mettere la palla dentro. Si alza Slay da tre punti, l'errore, rimbalzo nelle mani di Bulleri che apre subito per Diawara e subito il canestro, l'avevamo quasi chiamato, Bulleri in campo per dare velocità. Sì, Steel riceve Cinciarini. Attenzione, arriva anche Diawara, viene chiuso il blitz della difesa veneziana, pallone recuperato dal francese, schiacciata, può essere un momento importante dal punto di vista emotivo, Andrea. Sì. L'errore di Freimanis, il pallone schizza fuori dall'anello, tanto Clark per Diawara, penetrazione a sinistra di Diawara di porta. Deve trovare con più continuità la via del canestro. Attenzione, la difesa di Slay su Diawara molto stretta, anche Cinciarini fa uscire molto largo Young, palla proprio per Diawara contro Slay, bel duello e gran canestro di Diawara. Secondo rimbalzo di Shevchik, più 10 Sutor, Reyer in attacco con Rosselli in cabina di regia. Passa la metà campo Rosselli, riceve Diawara, Young, il triangolo con Diawara e Shevchik, ottima soluzione. Altra penetrazione di Venezia, l'errore del Lettone, poi ancora Barnes, l'errore, il rimbalzo di Bulleri che apre per Young, ritorna in attacco Venezia, prova l'alley-oop e poi anche con un pizzico di fortuna che ci vuole, a segno la Leyer. Grande canestro per cambiare su tutti i pick and roll, su le situazioni di blocco. Una scelta estrema se vogliamo, perché per provare a ribaltare, a giocarsi tutto. Vincere poi Bulleri,
Basile è entrato immediatamente un doppio blocco per farlo tirare, a dimostrazione della fiducia meritatissima di questo grande veterano. 9 secondi a disposizione dell'attacco dell'Umana con la tripla di Yacuba Diawara, nuovamente a più 7 l'Umana Venezia. Giudicato falloso. 60 secondi alla termine di questo secondo quarto, la ricezione di Diawara. Arresto, tiro per il giocatore francese, canestro per Diawara, abbiamo detto miglior realizzatore della Reier in della squadra di Scariolo. Riceve, o almeno cercava di ricevere Hairston, ma aveva capito tutto Yacuba Diawara, che va fino in fondo, va a schiacciare a due mani il giocatore nato a Parigi. 75-63, nuovamente a più 12 la Reier Venezia, rimessa dal fondo gestita malissimo dalla squadra di Scariolo, e non è la prima a sfruttare il bonus. Ora sale a ricevere nuovamente Langford, e lui il terminale offensivo preferito in questo momento da Scariolo. Possibilità di contropiede, tutto l'atletismo di Yacuba Diawara per il punto numero 78 firmato dall'Umana. E prima dell'Olimpia, eccolo il sorpasso di cui parlavamo in precedenza, per la prima volta della partita Milano davanti. La risposta della Reier affidata a Diawara, che non aveva cominciato benissimo questo quarto e invece va a trovare la tripla, va a trovare anche la doppia cifra in campionato sia in Eurolega. Venezia era passata a zona mentre continua la difesa individuale Milano. Ora un duello tra due veterani della nostra pallacanestro, Basile e Bulleri. Palla fuori per Diawara, che trova una tripla forse da 9 metri. Incredibile. Davvero un canestro impossibile per Yacuba Diawara, seconda tripla consecutiva per il giocatore francese. Venezia nuova di Milano, che non ha il suo riferimento di miglior passatore vicino a canestro, Borussis, che contro la zona è fondamentale. Shevchenko contro Melli. Diawara, che in questo momento è in transagonistica e vede soltanto il ferro, e infatti va fino in fondo e infatti trova il canestro, ottavo punto consecutivo per il francese. A Roma dopo due stagioni a Cremona, tanto Diawara in lunetta, 1-2 per lui, 5-4 Reier, primo in apertura, ma anche lui ha avuto diversi problemi in attacco finora. Intanto assegno il primo tiro libero. Zone press 2-2-1 di Roma. Clark passa la metà campo, ritorna a difesa schierata a Roma. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del secondo periodo. Clark ancora in palleggio, il blocco di Diawara, servito ancora fuori il francese, la penetrazione centrale, grande azione di Diawara, cambio di mano e potenziale gioco da tre punti. Altra gran penetrazione come l'ha fatta vedere nel primo quarto, fisicità e la sua verticalità. Williams per Clark, lungo la linea di fondo, poi Zalowski si fa soffiare il pallone. Goss, la stoppata di Diawara, ma almeno questo ci sembra l'interpretazione. Rivediamo l'azione, la stoppata e poi di nuovo a meno 8 Umana. Goss pressato da Diawara, ancora una palla recuperata da Venezia. Diawara ben imbeccato da Rosselli. La reazione della Reier comincia qui. Sì, comincia qui e subito non era l'uomo che doveva far canestro, che doveva prendere questa responsabilità, l'abbiamo lasciato un po' troppo libero. Diawara, la penetrazione, lo spazio e il canestro per il francese. Ora le difese si stanno un po' aprendo, Riceve Diawara contro Harris, vuole avvicinarsi a canestro, poi lo scarico sul lato debole per Fantoni, l'errore ancora Diawara, e questa volta l'atletismo di Diawara ha la meglio, 9-7 Umana. C'è il rimbalzo di Shevchik, fa buona guardia, vuole palla Diawara e la riceve in post basso contro Harris, vuole l'uno contro uno e il fallo è canestro di Diawara. Tiro libero supplementare per Diawara, buono il canestro, quindi più 6 Umana. Bulleri per Powells, Shevchik riceve lontano dal canestro, il taglio di Diawara per il gioco in post basso, si gira contro Harris, ancora Diawara, buona difesa di Harris, ma gran canestro di Diawara di puro talento. 23 Reier, 21 Vanoli, la propria metà campo. Stiamo per entrare negli ultimi due minuti del primo tempo. Diawara contro Harris,
l'aiuto di Stipanović, gran canestro di Diawara che interrompe il lungo digiuno di Venezia. Johnson per Huff che recupera il pallone al limite di 24 secondi. Diawara, buona apertura di Williams che ha un buono spunto, lancia Diawara in contropiede, prova in stagione 55% per lui ai liberi finora, 1 su 2, 51 Reyer, 58 Vanoli, Young in palleggio, palla per Diawara, si gira Diawara, il canestro del francese che vinta ancora un canestro ad alto coefficiente di difficoltà. La squadra che secondo Finelli ha un roster super competitivo, probabilmente il miglior roster dopo le squadre che sono impegnate. Bologna anche nella sconfitta di Cremona con 23 punti. Alvin Young, palla recuperata da Venezia che prova a spingere ora con Bulleri, palla in post basso per Diawara che sfrutta il suo atletismo per attaccare il ferro. E 50% da 2 per la Reyer, 40 per la Virtus Bologna. Abbiamo già parlato delle difficoltà per le due squadre. La partita, quella segnata da Bulleri, 0 su 8 invece per la Virtus Bologna, abbiamo visto dalle mani di Azorowski, poi però finisce a terra. Diawara, arresto, tiro, canestro per il giocatore francese, nuovamente sopra la Reyer Venezia, 42 a 41.